Eccoci qui, buonasera, ben trovati all'appuntamento serale della domenica sera con la Marengo, con gli orologi di Marengo. Eh, se il primo appuntamento della settimana, il secondo lo abbiamo di solito al martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, e però dove, al martedì trattiamo eh, gioielli, eh, invece stasera è la serata così degli orologi. Brevemente vi ricordo, anche se non ce n'è bisogno, eh, che noi siamo interessati al ritiro del vostro usato, quindi potete pagare con eh, merce, eh, parziale, totale, resto a noi, con guaglio a voi, non c'è nessun problema, basta che gli orologi ci interessino, eh, attenzione, eh, quindi quando ci portate gli orologi sappiate che siamo noi che poi decidiamo se ritirare e a che cifra ritirare. Eh. E poi ricordo che potete pagare con oro. Potete, poi c'è il finanziamento sempre, sempre per chi lo vuole utilizzare. Non va tanto di moda il finanziamento, ma non capisco perché, perché in realtà è una cosa intelligente comprare un orologio finanziando la cifra. Perché è un po' come mettere via soldi no? l'orologio. Dico sempre: è una cosa che nel tempo si rivaluta. Quindi voi quando avete finito di pagarlo, non è come il televisore che non vale più niente, eh, ma avete qualcosa di valore in mano. Comunque, vabbè. E quindi cominciamo. Eh, prima, però, salutiamo come sempre Camilla in regia, Giacomo alla camera e Orietta qui al mio fianco, eh, in attesa di essere chiamata. Orietta trepidante per eh, l'intervento a ginocchio. Ancora niente, Orietta, eh, non ci hanno ancora chiamato, non si sa ancora niente. Non ci hanno perché poi io dovrò fare da assistente eh, almeno come Si dice morale, eh. Facciamo vedere il primo orologio di questa sera che è un Girard Perego degli anni 70, direi tipicamente anni 70. Eh, è un quarzo. Attenzione perché la Girard Perego è colei la quale ha praticamente inventato il eh, quarzo, o meglio, ha inventato il eh, diciamo così il circuito e addirittura la, 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 mh, la vibrazione del quarzo, eh, A quanti hertz deve vi vibrare il quarzo? per poi essere, diciamo, tradotto in movimento analogico e quindi leggere l'ora, è eh? proprio sì, sì, la giralpere Perego. L'orologio è tenuto, ma, direi insomma, qualche riga, eh? chiaramente quando lo consogneremo le toglieremo, faremo togliere le, le righe dal vetro e tutto, vedete, tipicamente anni 70 la... Cassa, eh, con la cassa a tonno, e beh, qui 500 euro mi bastano. Eh, per cui, insomma, 500 euro ve lo do, ovviamente, rimesso a nuovo. Eh, rimesso a nuovo. E beh, questo potrebbe essere un domani un pezzo di storia, eh, un pezzo storico. Diciamo ritiralo, ritiralo. Poi c'era bello anche il mh, Constellation, mh, anche questo grande esempio di. Eh, orologio questa volta elettromeccanico siamo negli anni 70 sono i primi orologi elettromeccanici che pareva dovessero sostituire eh, completamente gli orologi meccanici, ma poi per fortuna abbiamo visto che non è andata così. E questo è il celebre eh, movimento mh, col diapason, quello realizzato da Bulova, eh, qui utilizzato anche da Omega per un eh, modello Costellation. Qui la richiesta era mi pare 750 euro, che confermiamo, anche questo è un orologio direi storico, che ha un eh, valore culturale direi interessante, eh, ne hanno fatti comunque pochi e soprattutto pochi funzionanti sono arrivati a noi, quindi un orologio che consiglio, eh, oltre che per motivi così, insomma, di, 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 perché è un bel, un bel orologio, gradevole, funzionale, eccetera, eh, anche, insomma, accapariamoci un pezzo di storia della orologeria. E andiamo avanti, eh? questo invece è meccanico, questo orologio, o meglio un cronografo che eh, pensavo, mh, anche perché abbiamo chiesto 1200 euro, è veramente una vergogna. Questo è il Riviera XXL della Beaumercier, un bellissimo modello con cassa eh, dodecagonale e tra l'altro con satinatura radiale, fatto realizzato davvero molto bene. Bello anche il quadrante nero matte con questi contatori cronografici, vedete, sovradimensionati. Le lencette sono luminescenti a daga, pulsanti quadri, corona ottagonale che riprende il disegno della lunetta, cinturino caucciù sagomato con chiusura eh, a farfalla quindi doppia deployante con doppio pulsante di sicurezza e beh, questo è un bell'orologio un bel cronografo, 44 mm il diametro vetro zaffiro, scarto rapido di data automatico, un orologio che francamente pensavo eh, che eh, insomma, passato, presentato a 1200 euro andasse a ruba eh, andasse eh, davvero a ruba invece stranamente è ancora qua ma comunque merita, mm, merita ritiralo, ritiralo è ancora in produzione tra l'altro, eh, l'XL, poi c'era da vedere il Cellini, quello grande, quello misura 37 mm di diametro, quarzo con chiusura deployante oro, scatola garanzia, qui abbiamo chiesto 3500 euro, e beh, i Cellini sono orologi che hanno... Dei, 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 dei listini elevatissimi, eh, sono da, proibitivi, sono davvero difficili da avvicinarsi questi modelli qua mh, che, che eh, rappresentano come sappiamo i, i modelli eleganti, eh, la linea elegante di Rolex anche se vedete conserva certamente l'orologio un eh, carattere, un piglio sportivo. Hanse Mobili, oro 18 carati sia per la cassa che per la chiusura, ovviamente il cinturino è usato, lo cambieremo non appena avremo un inter interessato al modello. Ripeto: corredato di scatto la garanzia, 3.500 euro la richiesta. Il quadrante è Jubilee o Tapesserie, movimento ripeto: è al quarzo, è al quarzo. Ritiralo, ritiralo. Questo è un bello orologio da donna. Questo davvero non ha niente da invidiare a Rolex. Anche per, anzi, per quanto riguarda il bracciale. Il 1911 di Ebel è, è assolutamente superiore a Rolex, tant'è vero che negli anni 90 un sondaggio ha definito quel, questo bracciale, il bracciale che equipaggia appunto i modelli del 1911 eh, di Ebel, e ha, ha definito il bracciale più bello, più confortevole, più comodo che esista proprio al mondo e, e per avere questa certezza bisognerebbe davvero toccarlo mi dispiace che voi non avete la sensazione tattile, tattile ma è davvero un bracciale eh, morbidissimo sembra di, eh, di seta mi pare che sia tra l'altro realizzato in, cioè, con eh, pensate 180 pezzi tutti assemblati a mano doppia finitura lucido satin, satinato davvero un'opera un d'arte il modello è un lady anzi un misura media automatico 30 mm, 31 mm il diametro, beh qua io vi chiedo 1100 euro. Eh, 1100 euro. Un orologio che vale davvero tanto di più, da, eh, ripeto non ha nulla da invidiare a Rolex questo. Orologio, da un punto di vista meccanico e addirittura da un punto di vista estetico, secondo me è superiore, eh, considerando davvero questo bracciale che è, è, è fantastico, ma davvero fantastico. Vetro zaffiro, scatto rapido di data, automatico, quadrante nero, cifre mh, diciamo ai quarti. Romane e il resto degli indici sono applicati eh, luminescenti le, le lancette, quindi visibilità notturna garantita. Ripeto, automatico, un grande orologio, davvero. Penalizzato dal mercato: questo è da donna. Eh, attenzione, penalizzato dal mercato perché vale molto di più dei 1100 euro richiesti. Ritiramelo, grazie. Questo è un Longin a cui dovremmo cambiare il eh, il, quadra, il, scusate, il cinturino. Attenzione perché non è un 34 mm, se no io l'avrei proposto sulle 500, 4,50, ne chiedo 800 perché è un 37 mm, quindi un oversize, un fuorimisura. Eh, eh, sappiamo tutti che questi erano orologi abbastanza rari, realizzati in pochi esemplari. Per eh, chi faceva dell'orologio un utilizzo professionale, proprio perché negli anni 40, 50, 60 questi modelli grandi non piacevano, esatto, ripeto: contrario eh, di quello che succede oggi. Longin di quando la Longin era la Longin, siamo negli anni 60. Le lancette sono a losanga, dorate, cifre arabe, verticali, secondi al 6, plastica al vetro, ovviamente. Non abbiamo data. La schita Longin, vedete, troneggia sopra il eh, conosciuto logo della casa, la classica Clessidra alata, la cassa è in oro 18 carati, movimento meccanico a ricarica manuale. 400 euro ve lo diamo, comunque risistemato con un cinturino bello nuovo. Eh. Ritiramelo, grazie. Sono 37 mm. Primo, mh, diciamo Rolex eh, tecnico professionale: l'Explorer 2, eh, questo è senza corredo, sans papier come dicono in tanti. La richiesta è 4950 in virtù di, eh, di ciò, eh, proprio perché non abbiamo scatola garanzia, anche se una scatola ve la trovo, eh, non ve lo do certo fasciato nel giornale. Però l'orologio è bello, è fresco, è tenuto bene revisionato. In nodi, qualche righetta che toglieremo nel momento così della consegna. E beh, il, il 2 è comunque un, eh, un professionale della Rolex che si sta piano piano rivalutando. L'unico eh, così declinato in due quadranti, quadrante bianco e quadrante nero, qui lo vediamo appunto in quadrante bianco e anche lo stesso quadrante bianco si sta rivalutando tanto, eh, sia nelle Sport 2 che nel Daytona. Eh, mentre storicamente i quadranti neri... Sia del Daytona che dell'Explorer 2 hanno sempre avuto la meglio, eh, come richiesta, eccetera. Ultimamente c'è un po' un'inversione di tendenza. Eh, la lunetta a spiovede con incise le 24 ore perché serve per visualizzare il secondo fuso orario attraverso quella terza lancetta. Eh, che vediamo posizionata più o meno sulle ore 9 eh, con lo stelo rosso e la punta di freccia eh. poi insomma lo conosciamo questo orologio eh, calibro eh, 31.85 con avanzamento rapido de della lancetta delle ore che garantisce la lettura di due fusi orari ritiralo questo è un orologio mh, per chi cerca un orologio subacqueo eh, per quest'estate adesso insomma dai, ormai l'inverno è finito, abbiamo visto almeno qua in Liguria, nel Genovese, le rigide temperature si sono eh, cioè, eh, ci hanno abbandonato, ci hanno abbandonato, siamo ritornati ai 13-14 gradi, per fortuna, eh, per fortuna si sta un po' meglio. Orieta non è tanto contenta, Orieta ama il freddo. Stranamente è, eh, è una donna un po' anomala, perché le donne di solito amano il caldo. Né? Lei invece ama il freddo, ti piace proprio il gelo, il freddo. Una volta mi ricordo che, che la sento al telefono, era lì che si beava, no? E dico, ma che c'hai? Dove sei? Dove sei? Eh, ma guarda, sono fuori che mi sta. Accarezzando un vento, gelido, no? No, dico io, sì, vento eh, gelido, era un vento gelido quella tramontana tirata che, che porta 3-4 gradi qui a Genova, no? freddissima. Eccetera. Lei si beava, era bella contenta. Io dicevo: Ma strano, perché chissà proprio se cioè, chissà se, ecco. Poi bisogna vedere se era il vento gelido o magari era eh, qualche cosa di altro, magari meno gelido che la beava. Vabbè, vabbè quello non lo so, però sono rimasto un po' così. Di questo chiediamo 2.800 euro, è però già la versione del Seamaster 300 con il movimento quasiale, è praticamente nuovo, scatto la garanzia, l'orologio io ve lo do come usato, però davvero è, è in condizioni pari al nuovo, è eh, qualche righetta, la vediamo, impietosa la telecamera nel, nel primo piano, ma eh, sappiamo benissimo che ci sono dei difetti eh, così che risaltano. Eh, nel primo piano della ripresa televisiva, che comunque dei visu non si vedono, eh. dico sempre: io spesso vedo mh, difetti nel, eh, negli orologi eh, quando, li presento, mh, quando li presento. Dovrei prendere l'abitudine di comprarli, cioè pagarli dopo che li ho presentati, eh, perché poi davvero quando li presento vedo magari difetti che in realtà dal vivo non, eh, noto, non noto. Comunque l'orologio è perfetto. Eh. Ritiriamolo, poi ricordo che i nostri orologi, come sapete, sono tutti garantiti un anno per il funzionamento e garantiti tutta la vita per quanto riguarda originalità e lecita provenienza. Anche della garanzia di lecita provenienza è una cosa importante. Perché se un domani l'orologio risulta rubato, ovviamente vi viene sequestrato, noi saremmo in questo caso costretti purtroppo a rifondervelo e a ripagarvelo, perché comunque la garanzia. Lecita provenienza eh, provvede, eh, prevede quello, eh, prevede quello e di questo. Chiediamo 4002, Mi pare sì un oggetto da eh, È un super Oyster, quadrante nero, quadrante nero con eh, un calante di quelli nuovi che ha la scritta della certificazione COS circolare, inserita in quel binario, eh, e, e poi ha evidenziati, vedete, i numeri, mm, o meglio i minuti, i 5, i 10, i 20, i 25, 35, 40, 50, i 55. Poi abbiamo il classico 3, 6, 9, arabo, e a ore 12 ovviamente troneggia la classica corona 5 punte. Di questo chiediamo 4200 euro Orologio. Mm, praticamente nuovo, mm. praticamente nuovo orologio che ha un diametro di 36 mm, mm per, la, eh, per la cronaca, uh, direi unisex, eh, utilizzato sia da eh, uomini che da donne. Eh. Un orologio, diciamo che ha una doppia valenza. Ritiralo, dai, ritiralo, ritiralo. Questo è un gran cronografo. Questo è un grande orologio. Sto parlando del Girard, eh, Girard Perego eh, Oremondo o meglio conosciuto come WTC se non sbaglio e caratterizzato appunto questo cronografo, oltre che dà una bella dimensione perché è un 44 mm di diametro, dal quadrante Oremondo. Eh, ricordo che il quadrante Oremondo è un quadrante che, è, come dire, attraverso eh, il la sincronia di quell'anello centrale con indicate le 24 ore e invece la parte più periferica del quadrante dove, dove, dove abbiamo indicati i, più grandi, cioè i più principali fusi orari ebbene attraverso questa sincronizzazione eh, di queste due parti eh, abbiamo la possibilità di leggere tutti i fusi orari mondiali eh. Automatico, un orologio che conosciamo, è eh, un grande orologio. Eh, qui la richiesta era mi pare 6.500 euro. Mm, 6.500 euro che confermiamo. Che confermiamo. Tra parentesi, il fatto che non faccia più freddo comincio ad avvertirlo anche in studio. Eh. Fino, a, fino a poco tempo fa ci lamentavamo per il, per il troppo freddo, adesso invece, francamente, comincio ad avere caldo io. Non so, tu, non so, tu. Non so tu, ma io comincio ad avere caldo. Ritiramelo, grazie, ritiramelo. Delizioso questo Rolex C, no? Questo Day, Lady Day Just a 1008. Ma guardate che simpatico il quadrante. Un quadrante tortora. Mm, è tortora questo quadrante o no? Voi che siete esperti di colori, o meglio di, 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 di come eh, vengono indicati, chiamati i colori. Questo è un color torto, no? Se non sbaglio. Ma è simpaticissimo questo quadrante, mi piace tantissimo. Bello anche il bracciale Jubilee, ovviamente automatico, 29 mm, Plexigas anni 70. Ma davvero molto ben conservato. Eh? Questo Lady Date tra l'altro 1008. La richiesta, insomma, la richiesta è abbastanza abbordabile parlando di Rolex eh, con, con le cifre a cui adesso ci stanno abituando i Rolex eh, dai 1800 è eh, merce rara è cosa rara eh, cosa rara oramai un orologio del genere costa 5.200 5300 euro nuovo insomma trovarlo a 1800 eh, non è cosa eh, de, da poco se voi pensate che storicamente i Rolex hanno sempre Perso al massimo il 30-40% anche da usati nei confronti dei listini correnti, e qui siamo a meno, della metà, eh? a meno della metà, cosa che io non ho mai visto nella mia carriera. Io tratto orologi più o meno della metà degli anni '80 e non ho mai visto, non ho mai visto una cosa del genere. Eh? Ho sempre visto che. Um, eh, per i Rolex non andavamo mai sotto eh, il 50% del, del costo degli stili. ritiriamolo, mh, ritiriamolo. E beh, ma poi è arrivato l'euro. Eh, è arrivata l'Europa. Eh. Ci avevano detto che avremmo lavorato di meno e guadagnato di più, e invece, mamma, mamma mia, mamma mia, che degrado, che degrado. Mh. Ogni tanto vedo le fotografie ma anche della città, de, 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 così, delle strade, delle vie de, degli anni 90 eccetera, no? dove c'erano le strade ancora più o meno pulite, i palazzi eh, eh, in ordine, le automobili nuove, si vedevano delle automobili nuove circolare per strada, adesso vedi solo carriole, macchine tenute insieme con, eh, col filo di ferro perché non… Una, è una tristezza, veramente, una tristezza, c'è proprio, vabbè, 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 Consoliamoci con gli orologi, eh, consoliamoci con gli orologi, questo è il chrono Tudor, automatico, Prince Date il modello, qui la richiesta è 2.500 euro, e beh, è uno degli orologi che esteticamente è, è piaciuto mm, più di tutti, eh, più di tutti, perché già comunque ricordiamo il successo che ha avuto il Daytona, la cui estetica è, è più, o meno, insomma, questa, eh? più o meno questa, più meno questa. Guardante nero, nero brillante con i contatori argento, datario, eh, con finestrella, eh, diciamo a, al 3, scatto rapido. Intanto ingrandita dalla classica lente magnificatrice, poi abbiamo i pulsanti crono a vite, la corona a vite che garantiscono una impermeabilità dell'orologio a 10 atmosfere. Quindi, un orologio con cui poi passia, possiamo fare il bagno, nonostante si tratti di un cronografo molto ben conservato. Non abbiamo il corredo, eh, vi dovete accontentare della nostra garanzia, che poi è quella che è veramente importante, e eh, di una scatola che insomma. In qualche modo troveremo, eh? troveremo. Ritiralo, ritiralo, grazie. Questo è un submariner, eh, un submariner degli anni 90. Eh, stavo guardando se Trizio o Luminova. Mi pare Trizio, mi pare ancora Trizio. Eh? Eh, molto ben conservato. Eh, la richiesta qui. No, 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 no. Lo, lo possiamo dire la cifra, possiamo dire la cifra, facciamo. Ma sì, dai, vi voglio trovare il, eh, il, il padrone 4,950 lo do. Dai, tanto siamo ancora a inizio trasmissione, sono passati. Eh, oddio, 20 minuti buoni, sono passati 20 minuti buoni, magari l'ascolto non è ancora così caldo. Qualche uno di voi è ancora. Eh, a seguire le partite e eh, quindi va bene proponiamolo a un prezzo feroce aggressivo eh, non si sentono spesso i, i sumani sotto i 5.000 euro eh, come proposta ritiralo che se no va venduto ritiralo ritiralo mi raccomando eh, è, è valida eh, la, la proposta è valida se, se, se siete interessati chiamatevi e di questo abbiamo, qui, qui la richiesta era 1.700, la confermo, è il Tagoyer Monza, automatico, è un bel orologio, un bel cronografo, tra l'altro una dimensione non esagerata, una cassa tonneau con questa apertura circolare per il quadrante e che risale, o meglio si rifà un modello degli anni 30, della Hoyer proprio, a pulsanti a pompa, corona a cipolla, vetro zaffiro, piatto. Scatto rapido di data, belli anche i due contatori cronografici che vedete riprendono il disegno della cassa, le lancette eh, sono molto grandi, evidenti, luminescenti a Gladio. Cinturino eh, in eh, Alligatore Louisiana con chiusura deployante, eh, con chiusura deployante, vedete l'orologio è, è davvero conservato magnificamente, 1700 Euro un orologio due e 2,5, questo, eh. questo è un orologio da 2500 Euro, però oggi purtroppo Tagoyer, mm, eh, Hamilton, eh, che devo dire, quegli stessi cartier sono un po' così bistrattati dal mercato e quindi sono un po' scesi come, eh, come diciamo, valore dell'usato, e Ne approfittino quindi coloro i quali li sanno apprezzare perché sono orologi questi che vanno apprezzati perché la qualità c'è, eh, la lasciamo perdere che poi ripeto il mercato li possa penalizzare eh, per motivi di moda, dai, parliamoci chiaro, eh, per motivi di moda, motivi edonistici, tutti vogliamo l'orologio rappresentativo che, 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 così che venga riconosciuto che si noti, no? Eh, siamo un po' tutti civettuoli e questi sono i motivi per cui magari fanno cadere le scelte eh, dell'usato su certi modelli e non su altri. Eh. Ci sono modelli che sono un po' più così mh, tranquilli, silenziosi, timidi, come questo Tagoyer, che comunque hanno eh, grande qualità, mm, davvero. Ritiriamolo, mm, ritiriamolo. Questo è il corredato di scatola garanzia, abbiamo chiesto 4350, è un Lady Day Just integralmente in oro con bracciale oyster, 29 mm in diametro, corredato di scatola garanzia del 2004. Eh? E questo diciamo, è il classico orologio da donna, da donna. Quindi insomma attenzione, non me lo cercate se siete dei maschietti, mh, lo dico perché spesso davvero tanti di voi si lasciano... E intanto coinvolgere dal prezzo, perché purtroppo il prezzo è la cosa che impera, eh? che impera non c'è verso. Tutti noi guardiamo il prezzo, eh? guardiamo il prezzo. Andiamo nei supermercati quando compriamo da mangiare e che cosa guardiamo? Il prezzo. Non leggiamo come sono fatti, quali sono gli ingredienti. Eh? No, guardiamo il, prezzo, guardiamo il prezzo, poi ce li mangiamo queste cose, ce le mangiamo. poi dopo che ogni tanto magari ci capita di vedere qualche servizio giornalistico eh, che ci segnala che determinati prodotti che costano pochi, poi poco, poi sono in realtà nocivi, eh, vabbè, vabbè. però noi li compriamo con il prezzo. Il prezzo non lo guardate, guardate sempre il rapporto qualità prezzo nelle cose, cercate di capire cosa state comprando. 4.350 la richiesta, questo è tenuto molto molto bene, eh? questo è conservato magnificamente, ritiriamolo, dai ritiriamolo, è un Lady Day Just con scatto e la garanzia, eh, praticamente nuovo, automatico ovviamente, guardate che simpatico questo omeghino degli anni, mm, è un Deville, no un un Master. questo qui è un, un, Seamaster, un Seamaster, e ancora in questi anni, siamo negli anni 60, non era ben chiara quale dovesse essere l'identità eh, dei modelli Seamaster, Devil, Speedmaster, eccetera, no, ancora insomma, non, eh, non era troppo chiara. Infatti, vedete che con l'indicazione eh, Seamaster e eh, eh, Calendar abbiamo eh, un orologio prettamente elegante. Tra l'altro stasera se siete diciamo, interessati a questo genere di orologi ho da farvi vedere davvero delle belle cose eh, per quanto riguarda gli orologi eleganti. Qua chiediamo 900 euro è un Seamaster Calendar Cassa Oro 34 mm il diametro, finestrella data incorniciata, ma davvero simpatico, bello, vedete il fondello è a pressione e appunto eh, successivamente poi l'Omega ha eh, così definito che gli orologi eleganti si dovessero chiamare Deville, eh, che la linea degli eleganti dovesse essere la Deville mentre per la linea Seamaster ha optato su oro per orologi sportivi subacqui in particolare. Ben dimensionata anche la corona, un quadrante assolutamente originale. Non ristampate. Con una bella minuteria, abbastanza evidente spessa. Le lancette sono a bastone. Gli indici barretta applicati e dorati. Ripeto: oro 18 carati. La, eh, la, cassa, eh, la cassa ritiriamolo eh, ritiriamolo questo è bello questo è un dei just aspetta che adesso io qua quanto quanto c'ho di prezzo mamma mia eh, quanto devo chiedere di questo qua eh, aspettate che ci arrivo eh, ci arrivo ci arrivo al prezzo è un eh, tra l'altro, corredato di scatto scatola garanzia, è un eh, dei Just, misura media, 4 e 2, sì dai, va bene, 4 e 2, mi prendo io la responsabilità. Mm. Ma no, ma no, 4.150 era il prezzo a cui veniva proposto in una di quelle gioiellerie serie, no, non in un negozio come il nostro. Eh, noi non possiamo... E questo perché... Questo, questo orologio ha un cartellino di un'altra gioielleria perché, vabbè, noi l'abbiamo ritirato. Ma è stato eh, diciamo, è usato e ne viene da un'altra gioielleria. E veniva proposto a 4.200 euro. Eh, noi, invece, siccome non siamo. Questa era una gioielleria, tra l'altro, di una nota località del Ponente Ligure, eh, posta in un. molto elegante, raffinata con una commessa alta 1,80 m, con due stacchi di gambe alti come così, no? quindi poteva permettersi in pratica di chiedere 4.200 euro. Noi siccome invece non siamo, siamo in piazza Manzoni, siamo un negozio insomma un po' più così semplice, ci siamo io e mio fratello lì che insomma non è che... Eh, sì, mio fratello è anche alto, io no, io no, ecco, quindi insomma tutt'altra cosa rispetto alle commesse di, questo, di questa gioielleria qua per cui vi chiediamo 3.700 euro eh? chiediamo solo 3.700 euro 4.150 era la richiesta di questa gioielleria qua eh? di questa gioielleria. comunque se volete vedere poi magari la, la commessa okay, io lo rimando in quella gioielleria l'orologio e ve lo andate a prendere là eh? ve lo pagate 4.150 io non la posso assumere, no, non potrei permettermela. cioè Come faccio a, a, a diciamo, permettermi una commessa del genere? È una misura media con quadrante Jubilee, Zaffiro, scatola, eh, scatola, più di data, scatola e garanzia, acciaio, oro. Orologi del genere costano 9.000 euro di listino. Eh. 3.700 ve lo do, ve lo do, ritiralo, ritiralo. Eh. Noi siamo, diciamo, un po' così alla. Eh, però devo dire una cosa, io orologi che siano eh, da noi tanto tanto tempo non ne abbiamo, un motivo ci sarà, eh. secondo me un motivo ci sarà, perché da me gli orologi diciamo stanno davvero poco, perché cerchiamo di farli girare, ci accontentiamo, non, non speculiamo, vabbè ci conoscete, dai, lo sapete come lavoriamo noi. no? E di questo abbiamo chiesto 1950, eh, eh, l'8 giorni di Ebera con la cassa tamburo in oro 18 carati, ma io l'ho visto 4000 euro sto robo qua. Oddio, sarà il modello nuovo senz'altro, eh, sarà il modello nuovo. Però, però dai, eh, 4000 non sono 1950. Eh. Riserva di carica di 8 giorni. Lancette a foglia, quadrante bianco smalto, secondi al 6, quadrante bianco smalto, dicevo, con cifre romane radiali e cassa in oro 18 carati a tamburo. Il modello è l'8 giorni, o meglio, riserva di carica di 8 giorni di Eberar. Eh, le, quindi è un carica manuale che va caricato una volta alla settimana, perché appunto ha, la, mh, ha due, eh, due bariletti, quindi mh, due molle molto lunghe e molto potenti che garantiscono eh, l'erogazione dell'energia per otto giorni, eh, giorni. Quindi non è un automatico questo, attenzione. È solo un orologio che una volta caricato funziona per eh, una settimana, quindi otto giorni. Eh. Interessante. 1950 alla richiesta, orologio che ha una via di mezzo tra l'elegante e lo sportivo. Elegante perché cassa in oro, vedete, abbastanza diciamo, semplice, lineare come disegno, rotonda, eh, cassa tamburo appunto, ma eh, di sportivo ha diciamo, il piglio, la consistenza, la robustezza, hm, robustezza, quindi un bel mix di eleganza e sportività. Per questo 8 giorni di Eberar, 1950 la richiesta, ritiriamolo, grazie, ritiriamolo. Revisionato, un anno di garanzia, lo sapete. Qui abbiamo il corredo il scatola della garanzia. Attenzione perché è un 86% l'orologio, abbiamo chiesto 3.000. Eh, quanto abbiamo chiesto qua? 3.850? Questo orologio qua, no? È impossibile, 2.850? No, no, 3.000, ah, ecco perché, scusate. Abbiamo chiesto 3.200, scrivimelo anche bene per piacere, Ori ti do io la penna, perché non lo so chi ha paciugato questo numero, io leggevo 3.850, poi dico ma è possibile che eh, chiedo 3.850 di un date acciaio oro 34 mm, vetro plastica, sì, scatola più di data, 3.200 chiediamo, 3.200, 3.200, eh, 3.200, Orologio che costa 9, eh? Ne costa 9. Questa attenzione, perché è il 34 mm non è il eh, 31, non è un medio, ma è già un date. Date, eh. anche se oggi universalmente accettato, ricercato e eh, comprato dal pubblico femminile. Eh. Perché le donne lo sapete, vogliono l'orologio grande l'orologio grande. Oramai va di moda anche per le donne: l'orologio da grande. Eh. E oramai hanno, hanno impegnato tutti i nostri campi. Eh. Tra l'altro, stavo pensando, ci sono dei campi esclusivamente maschili, cioè dove la donna proprio non c'entra? Il campo da arare. Il campo da arare dice: Orietta dice i campi da arare, lì la donna non ci entra, è vero, è vero. Non ci è. Nel campo da arare non ci entra perché bisogna poi ararlo e quindi fare fatica, eh. Altri campi non ce ne sono perché oramai le donne ha, hanno invaso tutti i. i così. Le, le, eh, i, che, addirittura sì, ci sono le donne pompiere, ci sono. Senza adesso non facciamo risolini strani. Ci sono le donne, vabbè, le donne poliziotto, le donne carabiniere, l'esercito. Prima non potevano fare il concorso nei pompieri le donne? Fino a quando, quando è che hanno dato questa parità? Eh, vabbè, vabbè. Quindi praticamente eh, non c'è campo dove la donna eh, non possa entrare. 3200 euro la richiesta? Mm. Poi ma, da una parte è un bene perché a me... Eh, parlando così, da commerciante, eh, quindi ho la possibilità di vendere sia ai maschi che alle femmine. E devo dire la verità: comprano più le donne che gli uomini. Eh, comprano più le donne che gli uomini. Sì, sì. Eh, devo dire che gli uomini spesso pagano anche per le donne è difficile vedere le donne che pagano per gli uomini ma non è vero perché non è vero non è vero perché ci sono delle, delle donne, delle signore che vengono a comprare il regalo, eh, l'orologio per il marito ci sono, ci sono poche ma ci sono rare ma ci sono, sì, ma ci sono sì. <ride> ogni tanto ma ci sono Ritiriamolo, dai, ritiriamolo, io sto scherzando, eh, perché poi io così parlando mi attiro sempre le ire del pubblico femminile, invece cioè, voglio dire, mi piace a me stuzzicare, un po' come... È che sono come gli sfottò tra, tra genuani e sandoriani, no? Che sono poi simpatici, poi se qualcuno si arrabbia, e eh, vabbè, allora vuol dire che ha un brutto carattere. Guardate che bello questo, il Diavolo. Questo è un orologio da donna. Ecco, eh, vedete che penso anche alle, alle signore, e alle donne. Questo è della Cartier, un orologio degli anni 90, corredato tra l'altro da scatole garanzia. Attenzione, perché questo è un orologio che ho visto in rete. Se non ci credete, andate a digitare Diavolo Cartier. Eh sì, diavolo, tra l'altro. Io l'ho chiamato Diabolo. Poi, giustamente, un nostro amico mi, mi corregge e mi dice: Guarda, che si chiama Diabolo. Il Diabolo era la penna di Cartier. È giusto, è giusto. E comunque, un orologio realizzato molto bene, caratterizzato da, da questa cassa rotonda. È una deployante, attenzione, è una deployante, dicevo. Dice, è una deployante in oro quella lì, eh, per quello non riesce ad aprire. Si apre, si apre, adesso si apre, si apre, tiri così forte, oh, vedi che si apre. Il cinturino lo dovremo cambiare, eh, lo dovremo cambiare perché è un po' usato. Comunque non preoccupatevi che ve lo, ve lo do. Diciamo, non è tanto usato, però a me non piace. Solo che non ne ho di questi qui pronti, bisogna che lo faccio fare. Ho già dato. Eh, ordine eh, alla, alla, così, alla, al cinturinaio di farmelo fare: eh, di farmelo fare al cinturinaio e, e, e sì, perché non è che li compri fa, così li bisogna farli fare su misura. Eh. Dicevo invece di questo orologio, io chiedo 2500 euro. Provate a, a digitare Diavolo Cartier sul, sul web su Google e vedete il che prezzi vi vengono fuori eh, come richieste di questo, di questo orologio? Che è da donna, perché ha un diametro di 31 mm, però è davvero accattivante, bello con queste lancette breguet, questo quadrante bianco smalto, cifre romane radiali, la pista dei secondi, dei minu, della minuteria esterna a Chemin de Fer. Una grande corona, nonostante sia un, mo un movimento al quarzo, abbiamo una grande corona, ma proprio davvero enorme, con un eh, zaffiro cabochon che tra l'altro troviamo, vedete, anche ai lati delle anse. Eh? Quindi abbiamo 2, 4, 5 zaffiri cabochon. Il vetro è zaffiro, zaffiro leggermente bombato e ovviamente la cassa è in oro. Eh? Solo la chiusura, deployam, pensate, costa più di 2000 euro. Ma andate a vedere a quanto lo propongono questo orologio, eh? andate a vedere a quanto viene. vengono. Eh, mi pare c'è qualcuno che lo propone a 4,8, 4,9, lo stesso, eh, lo stesso, lo stesso orologio, non è che questo sia falso, è vero, è buono, è buono. Ritiriamolo, dai, ritiriamolo. Questo è un altro oversize. C'è che diavolo è la penna. No, diavolo, diavolo dovrebbe essere l'orologio e non la penna, almeno a quanto mi ha detto questo... Invece su, su internet il diavolo è la penna e diavolo è l'orologio? Io non, non, francamente non ricordo, eh, non ricordo, non ricordo. Adesso faremo una ricerca eh, per vedere se la penna è diavolo. La penna è diavolo? Diabolo diablo o diavolo? Diabolo. Ah, quindi la penna è diavolo e allora l'orologio è diavolo? Ah, allora avevo ragione la prima volta. Boh, vabbè, vabbè. Faremo una ricerca in settimana. 900 euro la richiesta di questo Omega oversize 37 mm manuale, cassa oro, con i secondi al 6 sovradimensionati, vedete il quadrantino ausiliario dei piccoli secondi che è sovradimensionato a testimoniare proprio il fatto che questi orologi dovevano eh, diciamo... Servire persone che facevano dell'orologio un utilizzo professionale, medici, ingegneri, tecnici vari, militari e quant'altro, no? Anche in particolare i medici avevano bisogno dei secondi visualizzati abbastanza eh, così, come dire, evidente. In maniera evidente, perché sapete che una volta negli anni '50-60 i medici erano dei clinici. Eh, venivano quando eravate malati tanto venivano a casa eh, io mi ricordo quando ero bambino che stavo male mia mamma chiamava il medico e verso le 8 8 e mezzo poveraccio questo arrivava eh, col giro di visite da fare eh, dico poveraccio perché davvero dopo aver fatto la giornata ora ci penso no? questo stava in studio fino alle 7 poi cominciava a fare il giro delle delle visite a volte finiva a 10, 10 e mezza, 11 di sera, eh? quindi insomma se la guadagnavano la pagnotta i medici una volta. Ebbene, arrivava, sedeva vicino al letto, mi toccava il polso, guardava l'orologio eh? e poi eh, diceva che cosa secondo lui potevo avere. Oltre no, prima vabbè, mi oscultava eh, il petto, la schiena, eh? mi guardava la lingua, mai capito perché. Mi guardava gli occhi. E insomma mi visitava, eh? mi visitava. Ebbene, una volta questi strumenti servivano anche eh, per visitare le persone. Adesso invece vai da un medico, ti prescrive due esami, quattro risonanze un po' di raggi X eh, e, e poi torni e poi torni, tant'è vero che uno dal medico non ci deve andare sì. senza essere eh, io per esempio adesso mi sono fatto male alla spalla, no? Prima di andarmi a far visitare dal eh, medico mi sono fatto fare la risonanza perché è inutile che vado a farmi visitare senza la risonanza eh, eh. cos'era? Cartier Diabolo, vedi che diabolo sì, dice? C è, c è, c è ah, 4750 a te si, ecco, si chiamano uguali, allora, si chiamano diabolo e ce n'è uno su internet appunto uguale a quello che abbiamo proposto noi a due e mezzo, eh, 4.750 tanto per gradire, eh, quindi poi eh, questa è la, la prova lampante che siamo dei fessi, che siamo dei fessi, vabbè, vabbè, vabbè. Ritiralo, dai questo omega carica manuale. Carica manuale. Qui abbiamo un GMT, vabbè questo veramente c'ho già una eh, proposta, mm, c'ho già una proposta ma non si sa mai, lo faccio vedere, un GMT 1, scatola garanzia 16700, quindi attenzione la referenza considerata di transizione tra il 1675 e il 16710 che era il GMT2. Qui <coughs> il calibro è ancora quello del GMT1, Plexigas, ossia il 3085, eh, 30, dove non abbiamo, attenzione, l'avanzamento rapido della lancetta delle ore, ma abbiamo lo scatto rapido, lo scatto rapido di data. Poi in seguito, quando è arrivato il GMT2, hanno cambiato la macchina, è arrivata al 3185 con l'avanzamento rapido della, della Lancetta delle Ore e quindi la possibilità di leggere tre fusi orari. Qui metti trattativa riservata, dai! Eh, perché non voglio adesso, siccome um, ripeto, ho una trattativa in corso. Se chi, qualcuno di voi fosse interessato a questo 16700 eh, corredato di scatto della garanzia. Mi chiami, però, dopo martedì. Mm, dopo martedì, dopo martedì, perché le dirò se eh, poi ha confermato o meno questa persona eh, con cui ho la trattativa. Ritiramelo, mm, ritiramelo. Questo è un altro bello orologio che lo bistrattiamo da un punto di vista del prezzo. Eh. Abbiamo chiesto 6.850 euro. Pensate che ne costa 14,4 di listino? È ancora in produzione il Cartier. Bianca americani in oro bianco, o meglio, no, in oro bianco non lo fanno più, lo fanno solo oro giallo e oro rosso. Oro rosa, no, oro rosso, oro, oro, oro rosa, oro rosa. E costa 14.000, 14.000. Adesso non so, poi io, adesso vedremo se ci sono ulteriori aumenti, perché sapete che febbraio è un po' il mese. Febbraio, marzo sono i mesi, eh, così degli aumenti, eh, degli aumenti, non lo so. Comunque, qui abbiamo chiesto 6.850. C'è il corredo, scatto la garanzia. Che vedevo di? Eh, questo è il grande eh, modello. Le dimensioni sono 45 x 26, 45 ovviamente in senso longitudinale. E tre atmosfere, l'impermeabilità garantita, il calibro è il calibro 120 a ricarica automatica di Cartier, la cassa è rettangolare con una curvatura anatomica, leggera curvatura anatomica, vedete a doppia finitura, lucido satinata. Poi abbiamo la corona, ottagonale anch'essa, sormontata dal classico eh, Cabochon, eh. poi abbiamo ovviamente il vetro zaffiro. Quadrante in questo caso bianco, bianco smalto con le classiche cifre romane radiali e, e la classica minuteria Chemin de Fer. Eh. E beh, insomma, uh, che vedevo devo dire? Un orologio da 15.000 euro che viene proposto a nemmeno 7. Fate voi! Scatto la garanzia, ritiramelo. Grazie. Tanto un orologio che può andare bene sia da uomo che da donna, quello è grande, è abbastanza grande, però le donne lo portano volentieri e questo è un altro orologio unisex eh, il eh, l'Air King 2007 scatola garanzia 3006 la richiesta mm. quadrante particolare eh, non, eh, non è il solito quadrante nero quadrante blu che tanto piace qui nel genovese, eh, tanto è vero che se avessi avuto un quadrante nero, un quadrante blu, questo orologio sarebbe già stato venduto sette volte. Con questo quadrante magari stenta un po' fa un po' più fatica. Eppure invece io lo trovo, oltre che originale, bello questo quadrante. Argento due toni, finitura solei nella parte centrale, grafica arancione a cifre romane radiali, eh, arabe, radiali, arabe radiali. Anche qui abbiamo l'indicazione della certificazione Koche eh, visualizzata. I, I, circolarmente circolarmente eh? quindi, insomma, l, 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 il disegno del quadrante è un po' diverso dai soliti, dove appunto la, le quattro scritte official certificate sono di solito messe sopra le ore 6 mh, in, eh, orizzontalmente. qua invece abbiamo la stessa scritta, però, vedete, eh, eh, disposta in maniera circolare: 35 mm il diametro, perché qui siamo passati da 34 a 35 mm. Eh? Misura Leggermente più grande, nuova referenza. Attenzione, orologio che, che non fanno più perché l'Air King sapete che è stato sostituito da quel modello oramai 39 mm, eccetera. Ritiralo, eh, ritiralo. Eh, grazie, ritiralo. Poi, dunque, eh, cosa, cosa abbiamo qui da far vedere? Vediamo un po'. Ah, beh, c'era un no, Cellini. Lo volevo aspettare un po'. Ah, vediamo questo. Questo jaeger Lecoutre, questo è un orologio che, eh, vabbè, io sono costretto a chiedervi 5.300, anche se ne costa quasi 10.000 di listino. È il Geographique della jaeger Lecoutre, appartenente alla collezione Master Control, la famosa collezione caratterizzata da, eh, dai, dalle mille ore di eh, controllo eh, a cui sottopone. La share, le cutre, gli orologi eh, prima di metterli in vendita. Vai via, Camilla. E eh, chi c'è di là? Mario. Ah, c'è Mario, eh. Non l'ho visto arrivare io. Mario, dove è arrivato Mario? Ciao, Mario. Eh, non l'ho visto, io ero concentrato su. 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 Sì. eh? su un'altra cosa, poi lo, sa, lo sai che noi uomini non possiamo fare due cose contemporaneamente. Eccolo lì, ciao Mario, che mangi. Eh? Perché abbiamo gli emisferi del cervello che non, non comunicano fra loro, eh? mentre le donne sì. C'è anche un motivo a questo, eh? perché se tu guardi sì, perché nell'evoluzione della specie, la femmina, parliamo dell'uomo previtivo, è sempre stata... Eh, a casa no? e doveva occuparsi prevalentemente del fuoco, del cibo e dei bambini, stare attenti ai bambini, quindi aveva più cose a cui badare contemporaneamente. Mentre l'uomo prevalentemente era cacciatore: tanto ci guardiamo il Geographic, no? prevalentemente era cacciatore, quindi doveva solo occuparsi della preda, inseguirla, cercare di ucciderla, eccetera. Quindi faceva una cosa solo. La donna invece aveva più cose a fare, no? il fuoco che si spegneva, il bambino che scappava, l'animale che entrava nella, nella grotta, aveva diverse cose a cui badare. Ebbene, dai oggi, dai domani, il cervello della donna si è sviluppato in modo da poter eh, comunicare con i due omosferi, quindi essere in grado di fare più cose contemporaneamente. Il cervello dell'uomo invece no, perché lui quello doveva correre dietro eh, alla, alla preda e basta, e basta. Ma non c'entra, ma non c'entra che adesso non siete più nella grotta. Questa è la spiegazione scientifica a questo fatto, a questo fatto, no? Voi avete, siete in grado di badare più cose per, per, perché siete abituati a farlo, no? Eh, poi, eh, se è vero che l'uso sviluppa l'arto, eh, hai capito. E non abbiamo parlato del geographic, eh, abbiamo parlato della. della dell'evoluzione della specie femmina ma vabbè vabbè comunque bello questo eh? ritirano scatto la garanzia poi un'altra volta ve lo, un lo presento un po meglio poi ecco vi ricordo avevo detto che avevo delle de... beh questo qui è un orologio che abbiamo già avuto già visto è il eh, Vacheron Constantin, quello automatico quello degli anni 60 del 63 questo orologio quello con il calibro 1072, che è universalmente questo calibro, il migliore, riconosciuto come miglior calibro mai realizzato da Vacheron Constantin, che era un calibro che aveva una base, fallo vedere, eh Mario, fai vedere perché stai rimani su di me, io voglio far vedere gli orologi, non io. Eh, che era un calibro sviluppato da jaeger Lecoutre, poi ripreso anche da Audemars Piguet, eh, che, che diciamo, lo, lo adottava con il, con il nome, con il numero mm, 2072. Questo invece è il 1072-1. La referenza qui è la, ve, è la 6732. Movimento 13 linee, 29 rubini, rodiato, eh, platina per l'age, massa oscillante, rifinuta a, costa di, a Corte di Ginevra eh, eh, che ha la parte periferica in oro eh, 18 carati, insomma un grande orologio. 5,5 la richiesta, 37 mm di diametro, che succede ragazzi, che c'è? 5,5 la richiesta, 5.500 euro la eh, richiesta, Mario. Va bene che noi uomini non possiamo fare due cose contemporaneamente, però è eh, il diametro. Me lo, potresti mettere, me lo potresti mettere o no? 37 mm il diametro, 36, cioè scusa, 36 mm. Finestrella data incorniciata. Questo è un bello orologio. E secondi centrali. Eh, chi cerca un orologio? Eh, di, di sostanza, eh, non se lo lasci scappare. Questo Bachelor Constantin 6732, ritiralo, 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 ritiralo. Questo invece è il Dejas 2. Tanti di voi lo conoscono, il Dejas 2, perché è caratterizzato da un diametro superiore? Perché è un 41 mm, questo è eh, un 41 mm. E mentre il Dayjust normale sapete che è un 37, 37. La, la Rolex comunque si è anche essa lasciata coinvolgere eh, eh, dalle, dalle, dalle dimensioni grandi eh, però non ha abbandonato le dimensioni un po' più piccole quindi insomma beh, mi dirai lei ha anche la forza di realizzare il dei cioè il modello dei just in diverse misure. C'è il lady, c'è il medio, c'è il grande e c'è l'oversize, ossia questo 5300 euro la richiesta, 6700 il listino, scatola garanzia, conservato magnificamente. Pari al nuovo mm, pari al nuovo e anche qui posso esaminare. Permute orologio adatto ai polsi forti, a chi eh, diciamo ha insomma posto abbastanza grande, ha uomini corpulenti, eh? quindi eh, davvero la Rolex è in grado di accontentare, tutti, di accontentare tutti, piccoli e grandi, piccoli e grandi. Bello il quadrante argenté, finitura soleil, cifre arabe radialmente disposte, poi abbiamo la finestra della data, la lunetta bella ampia, spiovente, liscia, bracciale oyster, coronavite, eh, beh, insomma le sappiamo queste cose. Eh? Ritiramelo, dai, ritiramelo. Grazie, poi c'era ecco eh, qui anche abbiamo una trattativa, insomma, una trattativa. Una richiesta c'è qualcuno che ci sta pensando? Questo è, un orologio, eh, questo è un grande orologio. Qui ho chiesto 8.500 euro Mario 39 mm il diametro il marin Marine. E questo, questo è un orologio mh, per chi vuole fare il salto di qualità vuole spostarsi dai soliti Rolex, dai popolari Rolex, perché oramai sono, i Rolex sono considerati gli, eh, gli orologi prestigiosi popolari. E eh, qui facciamo un po' il salto di qualità. Eh, il salto di qualità. Orologio che costa 15.300 euro di listino, il Breguet Marine, caratterizzato da questa cassa eh, in acciaio a tamburo anch'essa con la finitura canelé nella carur tipico poi tra l'altro di Breguet, guardate che meraviglia il, la massa oscillante realizzata in oro 18 carati a forma di onda, proprio per così ricordare mm, lo spirito marino di questo orologio, l'identità marina. Una chiusura che non si fa mancare niente. Abbiamo la deployante, abbiamo anche la eh, rifinitura dell'ardiglione. Un cinturino in cauciù, eh, tra l'altro, fissato con, eh, a viti, eh, quindi non ci sono pericoli che il cinturino si possa staccare, no? quando magari lo usiamo in acqua mentre facciamo il bagno dopo essere scesi dal nostro yacht eh, perché questo è un orologio che di solito ha, eh, indossa chi poi ha eh, il 18 metri il 22 metri, eccetera. no? Ecco. È bello anche il quadrante. Pensate che guardate in oro, anch'esso con questo decoro ad onda. E in questo caso rifinito, vedete in blu, in blu. però il quadrante non è in ottone, ma è proprio in oro, 18 carati. Le lancette breghe, ovviamente. È questo insomma, scatola e garanzia, scatola garanzia. Ritiramelo, mm, ritiramelo. Ovviamente la corona è a vite anche ah, bello. Anche qui, andate a vedere a quanto propongono questi cellini Danaos Lady di forma. Noi chiediamo 2500 euro, come per il diavolo. Eh? Abbiamo scoperto anche che si chiama proprio Diabolo: il, eh, come la pena. sia la penna che l'orologio si chiamano Diabolo. Il modello si chiama Diabolo, chissà perché io poi lo conoscevo per Diablo, mm, sì, lo conosco come orologio. Perché devo dire negli anni '90 ne ho anche venduti diversi. Lo conoscevo proprio, lo conosco, però chissà perché lo chiamavo Diablo. Questo è un Cellini da donna. E casa in oro chiusura deploiante scatola garanzia eh? qui abbiamo il corredo di scatola garanzia attenzione perché la richiesta è 2500 euro il cinturino lo cambieremo d'accordo? anche se io lo rimetterei dello stesso colore perché mi piace molto verde ad Orietta no eh? Orietta odia il verde Orietta proprio quando vede verde è come se eh, qualcuno che vede, che vede rosso proprio pensate che in casa abbiamo una tazzina verde <ride> tutte le volte la guerra è per chi prende il caffè in quella tazzina verde eh, Orietta non, non vuole mai prenderlo nella tazzina verde io anche per, per motivi miei e quindi tutte le volte è una guerra su chi prende il caffè nell'unica tazzina verde ma perché poi la, ce l'abbiamo ancora faccia, con tutte quelle che cadono non cade mai quella verde non si rompe mai è caduta quella rosa, eh? e quella verde è sempre, lì, è sempre lì. Comunque il cinturino verde, invece, dai, a me pare stia bene. Qui eh, stia bene. Poi, comunque, eh, sapete che chi è interessato all'orologio eh, viene e il cinturino vediamo. No? Tanto lo dobbiamo far fare, praticamente, eh, dobbiamo costruirlo apposta, su misura perché ha la deployante in oro, e quindi possiamo scegliere il tipo di pelle se alligatore, se coccodrillo, se imbottito, se invece piatto, e il colore, soprattutto il colore. Eh? Verde, devo dire, ci sta bene. Ritiralo, via, è un quarzo quello, eh! è un quarzo. Guardate cosa vi faccio vedere, a te se è poco bello questo orologio. Questo è il classico orologio che eh, quando indossate lo smoking, o meglio, no, quando indossate l'orologio, il vostro smoking da solo esce dall'armadio e, e vi si presenta eh, come degno accompagnatore. È un Vacheron Constantin, extra piatto, in oro bianco, manuale. Essenziale perché vedete il diametro, ragazzi. Ma il diametro deve essere 5 mm, 5 e mezzo forse. Eh? Il, scusate lo spessore: lo spessore deve essere non più di 5 mm e mezzo. Davvero una cosa straordinaria. Cassa oro bianco: eh? attenzione, cassa oro bianco, mh, eh, 35 mm il diametro, mi pare sì, 35 mm il diametro. Di una eleganza strepitosa questo orologio. Anche qui il cinturino lo cambieremo. Non l'abbiamo ancora revisionato, quindi mi dovete dare tempo. Adesso vi dico anche il prezzo: qualche giorno prima di consegnarlo. Perché lo facciamo revisionare. È arrivato proprio ieri, o ieri o l'altro ieri. Quindi l'ho presentato subito. Anse Dritte. Dicevo un orologio di una eleganza strepitosa. 3200 euro me li dovete dare, eh beh, sì, dai 3300 eh, euro me li dovete dare, però stiamo parlando di un extra piatto, stiamo parlando di un orologio che ha uno spessore non superiore ai 6 mm. Pensate qual è lo spessore che intercorre, per esempio, tra il ponte che sorregge il bilanciere e il bilanciere che ruota intorno. Se tutto l'orologio o meglio, se tutto il movimento dovrebbe essere do avere uno spessore di forse 3,5 o 4 mm. Pensate davvero eh, come sono infinitesimali gli spazi: eh, tra gli ingranaggi di questo orologio. Lancete pencil, indici barretta. Finitura Soleil del quadrante, quadrante argento, argentino, eh? strepitoso, veramente strepitoso. Altro elegantone, eh? per cui chiedo invece eh, 2.800 euro con redatto di scatola garanzia, però ecco fammeli vedere un po' insieme in modo che a casa poti, possiate vedere la differenza di spessore che c'è tra un demi plate e un extra plate, eh? un extra piatto. E adesso mi scappa da ridere per una cosa, che, però, non posso dire, e appunto, quello che vi faccio vedere adesso è un cellini normale. Fai vedere il cellini prima. Poi volevo che facessi vedere i due orologi eh, di profilo in modo da eh, far capire a casa la differenza di spessore che ci può essere. Questo è un cellini elegantissimo. Qui la richiesta è 2850-2008. Scrivi pure il 2008, un 34 mm anch'esso, vetro minerale, manuale, carica manuale, cinturino in eh, alligatore a finitura lucida. Eh, non imbottito ma piatto eh? e, e questo è un demi demiplato sia un oggetto elegante, sottile certamente però lo spessore è sui 6-7 eh, mm più o meno guardate che differenza c'è tra invece il Vacheron di prima e questo eh? a livello di spessore se si nota se si nota la, la, diciamo, lo, la, la metà l'esatta metà eh? il Vacheron più o meno ha uno spessore che equivale alla metà dello spessore del cellini. Pensate che all'interno del vascero appunto, c'è eh, un... Eh, sì, noi uomini non riusciamo a fare due cose contemporaneamente, ma pare che le donne non riescano a fare nemmeno una, allora, se non mi riesci... A, oh, ma non lo so! Ma non lo so! Oh, oh, oh. C'è Mario che esulta, che esulta. Guardate, guardate la differenza che c'è. Eh? No, ci sei riuscita, ci sei riuscita, meno male, che, che ci sei riuscita, che è sottile il Cellini. Eh? Il Cellini è sottile, guardate il vasceron, che, la, che lavoro che è. Pensate, ripeto, all'interno c'è un movimento. C'è un movimento. Ritirameli tutti e due. No, anzi, fammi vedere ancora un po' il Cellini. Eh, giusto per a casa dare il tempo di materializzarlo. Poi ce n'ho un altro elegantone da farvi vedere che è uno spettacolo. Eh. Diametralmente opposto. Ritirami il Cellini, via. Eh, questo invece è un orologio. Perché poi gli, gli orologi eleganti adesso. Sono dei secondi o terzi orologi, sono orologi che magari compriamo, tra, tra l'altro abbiamo visto anche i prezzi no? che eh, ne risentono, perché quelli sono orologi che costano di listino, costano anche 20.000 euro. Andate a comprare un, un extra piatto della Vacheron Constantin e vedete eh, quali sono le cifre che vi chiedono. Eh, mh, oggi appunto viviamo in un momento in cui gli orologi eleganti sono un po' meno richiesti, la fanno da padrone. La parte del leone oggi la fanno gli orologi sportivi e questo è il prototipo di orologio sportivo: è il Royal Oak Offshore di Audemars Piguet. Orologio importante, 26.700 euro il suo listino, pensate che mi ricordo che costava. 12.400 euro di ristiro, nuovo, nuovo. Adesso costa il doppio, eh? no di più del doppio, perché 12x2 per farebbe 23.000, questo ne costa 26.700. Qui la richiesta è 14.500, abbiamo il corredo di scatto e la garanzia e qui eh, voglio richiamare la vostra attenzione, oltre che sul pulsanti e corona ricoperti in nitrile, le guarnizioni in terban, le viti in oro bianco. Mm, il cinturino sagomato in caucciù, o meglio eh, anima in caucciù e, e, e diciamo ricoperto da, da pelle di alligatore louisiana. Ecco, no, ma io la, la vostra attenzione la voglio richiamare invece, eh, invece sul quadrante che ha un decoro mega Tapesserie e 44 mm il diametro. Mario, intanto eh, scrivi ed è denominato, conosciuto come Panda, dai collezionisti, gli appassionati, i cultori dell'orologeria mondiale chiamano questo quadrante Panda ed è, secondo me, il più bel quadrante del, eh, di, di tutti gli offshore eh, che possano circolare, caratterizzato appunto dal fondo bianco e i contatori in contrasto blu, a finitura solei. Strepitoso questo orologio, 14.500 euro, poi esaminiamo certamente eh, dei, eh, le, 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 le vostre eventuali proposte che ci fate sperando che non siano indecenti, proposte di, di, di ritiri, non c'è nessun problema. Mi ricordo una volta ho venduto un Royal Oak offshore ritirando, mi pare, 14 orologi. 14 orologi, anche bene, avevo fatto anche un buon affare, devo dire la verità, eh. ti ricordi Ti ricordi anni fa, eh, avevamo ritirato 14 orologi in pagamento di un Royal Oak offshore. E ripeto, mh, fu un affare per me perché poi vendetti eh, molto più velocemente, intorno ai 1000-1200, eh, chiedevo, chiedevo 10.000 euro di quell'orologio all'epoca, eh, stiamo parlando di parecchi anni fa e ne, realizzerei, ne realizzai molti di più, molti di più. Ritiriamolo, mm, ritiriamolo, quindi fare cambi per carità spesso eh, è una cosa vantaggiosa. Questo è un 2011, scatto la garanzia, GMT ceramica, ultima generazione del GMT, abbiamo visto prima il 1675, Qui la richiesta è 6.300 euro. Orologio che ne costa 7.850 fino al prossimo aumento, che dovrebbe essere imminente: eh? quindi insomma, i 6.300 sono anche in considerazione dell'aumento che questo orologio sta per subire. E ultima generazione GMT. La referenza è la 116-710. Calibro è il 3185. Nuovo calibro, eh. Nuovo, nuovo movimento GMT integralmente ridisegnato da eh, 31,86, 31 Riprogettato da, eh, da Rolex, appunto. 42 mm, 41,5 il diametro, lunetta bidirezionale in ceramica, c'era Chrome, appunto. Ovviamente realizzato in acciaio speciale. Il nuovo tipo di acciaio che utilizza la Rolex, ricordo, è il eh, 907 L, che è un acciaio tra l'altro costosissimo, eh, molto resistente alle corrosioni. Eh, dove, fra i componenti, figura anche il rame: c'è proprio un'aggiunta di rame eh, per cui la realizzazione di questo acciaio particolarissimo che viene utilizzato anche nelle industrie chimiche, quindi eh, diciamo altamente resistente alle corrosioni, oltre che devo dire anche mh, bello, difficile da lavorarsi, eh, più difficile di, eh, da lavorarsi rispetto al 316, eh, però, però mh, molto più bello, mh, eh, dove, dove diciamo la, la lucidatura, la satinatura rende esteticamente molto di più. Ritiriamolo, va, ritiriamolo. Poi ci vediamo il eh, Moonwatch, eh? qui insomma 2850, eh, sta salendo il Moonwatch, anzi è già salito il Moonwatch, però i 2850 di questo sono ancora abbastanza tranquilli come richiesta, una richiesta abbastanza tranquilla perché è davvero in condizioni strepitose questo, eh, questo orologio. Il calibro è il eh, 1861 a carica manuale, solito, no? però è in condizioni da museo, davvero conservato magnificamente, e non è facile sui MuWatch trovare queste condizioni, eh, perché, comunque, il MuWatch è pur sempre un orologio che viene utilizzato, usato spesso, eccetera, eccetera. 42 mm il diametro, carica manuale, vetro esalite, quadrante nero, grafica bianca 2850, corredato di scatole, garanzia, vedete l'ultimo modello di Moonwatch costa 4450 ed è questo qua eh, perché non ha cambiato una, una virgola hanno solo cambiato il packaging hanno solo cambiato la scatola in poche parole e hanno portato il prezzo il listino a 4450 questo è davvero magnificamente conservato se siete alla ricerca di un Moonwatch non lasciatevelo scappare mh, perché non è facile trovarli in queste condizioni Ritiriamolo. 2008. È la richiesta per questo dei just Plexigas eh, con rara lunetta in acciaio zigrinato, e di solito i dei just vetro Plexigas li troviamo quasi tutti con la lunetta in oro bianco. Che spesso devo dire la verità è, è sostituita mm, perché è un trucco che cioè, li, li trasformano. No? Ci sono posti in cui questi orologi qua. Che, eh, hanno la lunetta in acciaio. Viene sostituita la lunetta e la mettono in oro bianco per far crescere un po' il prezzo. Ma è una stupidaggine perché poi ce ne accorgiamo benissimo quando le lunette sono fasulle perché sono più sottili rispetto alle lunette in oro bianco originali. Eh, almeno io me ne accorgo subito. Eh, non, comunque, non ce ne sono tante di eh, lunette zigrinate in acciaio. Prevalentemente questi modelli li troviamo con la lunetta liscia o la lunetta appunto in oro bianco. 2008 la richiesta. Ha ah, stranamente questo orologio un vedete quadrante con grafica oro. Quindi probabile, anzi no, sicuramente ha subito un intervento questo orologio no? nel corso degli anni. Hanno cambiato il quadrante perché magari forse si è rovinato oppure semplicemente non piaceva il colore e Ne hanno messo uno che invece è eh, destinato e previsto per i modelli in acciaio oro oro. Con grafica eh, oro appunto. Però niente paura, perché se volete il quadrante suo originale che abbia appunto la grafica acciaio, ce l'ho, ce l'ho. Eh? Quindi nessun, eh, problema, eh? nessun problema, nessun problema. Poi eh, io cercavo un eh, Patek da farvi vedere che è uno spettacolo, che anche questo è arrivato da poco, è un Demi Plat, la referenza al 3893 degli anni 80, carica manuale, guardate che cos'è questo orologio. Il cinturino anche qui lo cambieremo, fibbia originale, eh, originale, il cinturino lo cambieremo anche se comunque insomma, non è proprio da buttare. 34 mm il diametro, attenzione che è leggermente più grande rispetto per esempio al patechino che di solito vi propongo a 4,8, 4,5, di questo, di questo attenzione, io li ho visti girare a oltre i 7,5, eh, provate a digitare la referenza eh, 3893 di patech e la richiesta qua è 6.000. 400 euro, eh, 6400 euro. E provate, ripeto, a digitare su Google 3893 e vedete a quanto viene proposto questo orologio. Ce n'è uno a 7,5. Cioè, poi, se andiamo avanti nella ricerca li trovate anche a 8,5, 9, eccetera. Questo è davvero molto, molto bello. In, lancetti a daga, indici Obus applicati in oro, carica manuale, eh, punzone di Ginevra. Quadrante opalino, splendidamente conservato, indelebile. Eh beh, insomma, insomma, chi è alla ricerca di un orologio prestigioso, elegante, raffinato e di gran valore, non se lo lasci scappare. Ritiralo, ritiralo, mh, che vi ricordo: l'acciaio oro dei Just. Quello vetro in Plexigas, quello per cui abbiamo chiesto 2200 euro. Equipaggiato con uno di quei cinturini che adesso poi eh, mi verrete a richiedere, qualche d'uno, poi tra l'altro mi ha anche chiamato. Li abbiamo noi questi cinturini che sono sagomati e saranno sicuramente quest'estate. I cinturini eh, protagonisti eh, sui Rolex, eh, perché si possono sostituire ecco se voi quest'estate volete togliere il bracciale che a volte l'estate dà un po' fastidio il bracciale no? per chi suda, eccetera. E mettere questi cinturini costano 95 euro. E eh, si può conservare del bracciale mh, la chiusura no? e noi possiamo montarveli così come eh, sono montati questi. Quindi vi smontiamo la chiusura dal vostro bracciale originale. Vi montiamo il cinturino con la chiusura eh, a 95 euro, poi magari un po' di sconto ve lo faccio nel vostro, nel vostro orologio e, e così quest'estate potete circolare con il cinturino cauciù mm, nel, nel, nel vostro dei Ci sono diversi colori, il bianco, il rosso, il verde, l'arancione, il nero, eh, abbiamo una gamma di colori abbastanza ampia su cui eh, appunto potete... Eh, scegliere eh, fra cui vole potete scegliere eh, qui la richiesta 2002 ovviamente di tutto l'orologio ritiramelo, eh, ritiramelo altro pezzo da 90 orologio da uomo però rapinato dal pubblico femminile letteralmente eh, questo è il classic perché eh, c'è la Jacques LeCoultre di Reverso ha fatto anche Lady devo dire però le signore eh, si sono buttate tutte su questo modello, sul classic. E questo è il, diciamo, uno degli ultimi modelli che poi hanno elevato la produzione. Adesso lo fanno solo al quarzo. E pensate che al quarzo costa 5.450 Questo orologio nuovo, questo ancora, è eh, carica manuale. Magnificamente conservato. Vedete la finitura Ghiloshe Vag. Nella parte centrale, l'indicazione dei piccoli secondi attraverso il secondo quadrantino ausiliario rettangolare a ore 6, classiche lancette a gladio, cifre eh, arabe, verticali, eh, il in reverso, insomma. Misura classiche, quindi non è il grand tile. Attenzione, non è il grand tile. 3.300 euro la richiesta. Eh, 3.300 euro la richiesta, carica manuale, no 3.200, scusate vi fregavo 100 euro, eh, l'ho visto sul cartellino adesso, E anche questo un orologio, andate a vedere le quotazioni, andate a vedere quanto chiedono su, su Google, eh, però accertatevi che si tratti di questo modello del classico con la finitura Ghiloscei, secondi al 6 e soprattutto la chiusura già deployante doppio snodo, ecco eh, perché hanno fatto diversi modelli di questo esemplare, chiusura ardiglione poi è arrivata la chiusura deployante, poi è arrivata questa chiusura deployando più snodo, eh, finitura liscia, o meglio, mat del quadrante, poi è arrivata la finitura di locher con i secondi indicati, cioè c'è differenza, eh? c'è differenza. Questo è proprio l'ultimo modello, dopo di qui di cui è uscito di produzione. Ritiramelo. Vi ricordo il dei date, il doppia data, quello con bracciale preside, e preside, questo è stato l'orologio per tanti anni di punta di Rolex, eh, l'orologio il top della gamma, il re del listino, del catalogo, ecco. Per tanti anni è stato l'orologio di punta. Direi fino alla metà degli anni 90, il day-date. Qui attenzione perché stiamo cercando un padrone per questo orologio, per cui siamo scesi come richiesta dagli 8500, ricorderete, a 7.500 euro, eh? di concerto con il committente perché insomma vogliamo eh, venderlo, vogliamo acce accelerarne la vendita. Vogliamo insomma trovare un padrone a questo orologio. Fine anni Ottanta, sc corredo scatola, bracciale. President vetro zaffiro, monoscato rapido di data, quadrante Champagne. quante Champagne, è uno dei più classici, eh? considerando eh, il, il, il day date. Forse uno dei più richiesti, eh? uno dei più richiesti. Magnificamente conservato, revisionato l'anno di garanzia, ritiriamolo anch'esso. Eh, abbiamo ancora 9 minuti, quindi ci vediamo. Eh, ho chiesto 2300 euro per questo eh, Tachimetro Racing, calibro 16. Quindi, manifattura Tagoyer, 42 mm il diametro. Ultimo modello è eh, quello con il movimento di manifattura, appunto, calibro 16 eh, eh, e non il calibro eh, Vajou 7750 orologio che costa, mi pare, intorno ai 5.000 euro di listino. Ho chiesto 2.300 euro. Ho chiesto questa è la testimonianza del fatto che poi alla fine noi vogliamo vendere gli orologi, eh? non vogliamo specularvi sopra ma vogliamo venderli, vogliamo venderli. Che sia giusto o sbagliato? Non so, eh? perché tanti miei colleghi fanno il ragionamento esattamente contrario, per cui se un orologio di eh, questo genere posso venderlo a 2008, 3000 3002, perché devo venderlo a 2003? Aspetto, aspetto e lo vendo a 2008-3000. D'altra parte, se andate a vedere a quanto girano questi orologi in rete, mi darete eh, ragione. Eh. Magnificamente conservato: scatola garanzia, lunetta in Plexigas, cinturino caucciù, sagomato, puzzanti a pompa, vetro zaffiro, scatola rapido di data, 41 mm e mezzo il diametro. E questo è l'ultimo, cioè uno degli ultimi nati nella linea carrera eh, che contraddistingue come sapete eh, i cronografi diciamo, sportivi di Tagoglia. Ritiramelo, questa è un'altra chicca, quasi sì che ho chiesto 8800 euro, è un 96, scatola garanzia, ma guardate che, eh, eh, che, che, che orologio, com'è conservato, è un dei just in oro con bracciale Jubilee del 96, corredato. E poi soprattutto che quadrante, che quadrante, spesso il quadrante, il colore del quadrante fa la differenza nella vendita di un orologio, mm? fa la differenza, spesso davvero è così e questo infatti è uno dei quadranti più ambiti, il blu Soleil, abbiamo poi le lancette a bastone come al solito, gli indici barretta eccetera, ma eh, il quadrante davvero è strepitoso. Ancora segni del bolino verde, quindi l'orologio è davvero in condizioni eccezionali. Del 96, ripeto, scatto le garanzie. 8,8 la, la richiesta, qui poi si possono esaminare eh, permute, ritiri, non ci sono problemi. Mm. Ricordo che siamo anzi interessati a fare le vendite con ritiro, preferiamo fare le vendite con ritiro. Il nostro problema? Ricordate, non è tanto vendere gli orologi, gli orologi a questi prezzi usati prima o poi si vendono, non è questo il problema, però è trovarne degli altri. Io non è che alzo il telefono e trovo gli orologi, eh, se li vado a cercare ai miei colleghi commercianti non me li danno a prezzi interessanti perché anche loro hanno lo stesso mio problema, cioè quello di trovare un orologio. Quando trovano un orologio lo custodiscono gelosamente, cercano di eh, tesaurizzare al massimo la cifra a cui la vendono, quindi non che, che, che posso andare a dire ma siamo colleghi, non me ne frega niente se siamo colleghi. Vammene a trovare un altro. Eh. Questo si può fare, siamo colleghi, con gli orologi nuovi. Quando si vendevano gli orologi, vabbè, io ho un orologio nuovo, ti serve a te, ti faccio un favore. Poi ne prenderò un altro, no? te lo do al mio costo e ne prendo un altro. Chiamo l'azienda, e me ne faccio mandare un altro. Ma con gli usati non si può fare questo ragionamento. Quindi, ben vengano le vendite fatte con ritiro: con ritiro, ritiramelo dai, ritiramelo, anche di questo, per esempio. Eh, un eh, mio amico cliente che notoriamente è uno squalo uno squale letteralmente, uno squale, un collezionista, adesso in senso buono non, non me ne voglia anche perché, è venuto e col viso stralunato mi dice, ma chiedi solo 1950 del temerario. E francamente se me l'ha detto lui, tu sai di chi sto parlando, è... Eh? Mi ha riempito d'orgoglio questa frase, perché ho detto vuol dire che allora sono veramente forte. Perché se mi arriva a dire una cosa del genere, eh, lui eh, vuol dire che, vuol dire che eh, siamo forti, vuol dire che siamo forti. Eh. Simpaticamente, certamente ora se ci sta ascoltando sicuro che sia riconosciuto. Eh, lo dico in maniera simpatica. Questo è il temerario, è che è una versione, la versione Cassatonno del Crono 4. Scatola garanzia con la chiusura de clic che adesso Orieta non ci capisce niente, non sa come funziona. La chiusura de clic, Orieta brevettata da, da Eberhard devi aprirla, chiudere e poi chiuderla, è una specie di sicurezza quella chiusura, no? Oh, hai capito? Bene. Questa è una chiusura che Eberar ha appositamente brevettato. Il movimento è quello eh, famoso che ha rivoluzionato l'architettura dei movimenti cronografici ponendo i quattro contatori in linea, vedete in linea, soluzione mh, realizzata nel crono 4. Quei pulsanti crono sono vedete, eh, inseriti in una delle anse, la stessa corona vedete, è, è protetta da quello sportelletto che si apre. Mi pare pigiando un, 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 un pulsante nel retro, però adesso non lo dico perché se no mi sta tutta la sera a cercare il pulsantino nel retro, eh, quindi non lo voglio dire. L'orologio è come nuovo, l'orologio è come nuovo, no. 1950 no. la richiesta, 1950 la richiesta. Eh, L'hai trovato? L'hai trovato. Questo è, è, una profumava molto. è un orologio profumato? Sì. Ah sì, eh, beh, a volte capita eh, di, avere, di trovare degli orologi che magari qualcuno mette il profumo nel polso, poi indossa l'orologio lo, e il profumo rimane poi nel, nel, nel cinturino. È buono almeno il profumo, no? Sì? Adesso andremo a vedere che profumo è. Mm, sì, buono, buono? Un po' femminile, mi sembra, sì, questo cioè sembra è strano. 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 No, ma come faceva a portarlo una donna? Mi sembra strano, eh? Boh, vabbè, vabbè. Ritiramelo, dai, ritiramelo, grazie. C'era il medio. Due minuti. Mannaggia, c'era il medio. Anzi, no, mh, prima del medio, vi voglio far vedere due acciaio oro: un GMT Plexigas, per cui abbiamo chiesto 6.500 euro, 1675 quadrante e lunetta nera. Sapete che questo. Orologio era declinato, stiamo parlando di, di un, un gemetia ciao degli anni 70, era declinato col quadrante e la lunetta. Eh, mh, bronzo, bronzo, oppure nera non era ancora arrivato il blu, e eh, eh, anche eh, nel, eh, nel, nel gemettino non è mai arrivato il quadrante blu e la lunetta blu, eh, eh, l'hanno fatta solo per il submariner che adesso vedremo. Eh, adesso vedremo. Eh, di questo chiediamo 6 e mezzo. Mentre per il submariner vi faccio vedere insieme perché abbiamo un minuto a disposizione, quindi voglio farli vedere tutti e due. Chiediamo 6,3, quindi 6,3 e 6,5 le richieste rispettivamente. Non mi ricordo di che anno fosse il Summary, il corredato, è corredato, c'è la garanzia, c'è tutto. Fa un po' vedere se sì. ho scritto qualcosa qua, del 2003. 2003, quindi è abbastanza o 93, scusa, o 93. Marco, lascia perdere. Guarda un po' se riesci a capirlo. Cos'è, 2003 o 93? Non si sa. 93. 93 mi sembrava strano, eh? no, 93. però molto ben conservato. Eh? Quindi su Marine 16613 acciaio oro, quadrante lunetta blu, vetro zaffiro, scatola data, eccetera, eccetera. mentre il GMT sulla destra la richiesta è 6,5. La referenza è la 1675 vetro plastica anni 70, quadrante e lunetta nera. Entrambi acciaio oro, eh? entrambi acciaio oro. Andiamo avanti, c'era la chicca eh, che non me l'avete ancora capita ma è un grande orologio questo, eh, questo è il eh, Moonwatch di lusso, quello col calibro 1866 eh, equipaggiato del datario ed in indicazione fase luna. Eh, con il fondello trasparente e il eh, vetro zaffiro orologio che viene proposto in rete a, dai 4,5 in su, io ho chiesto 3800 euro. E anche qui, eh, e anche qui, a, vi invito ad andare a vedere se dico bugie. Andate a vedere a quanto propongono questo orologio in rete. Eh, poi, magari gli orologi li comprate in, in rete su internet e li pagate più cari. Eh, guardate, la televisione, guardate la televisione, abbiamo finito il tempo a disposizione. Oh mamma mia, avevo ancora qualcosa da far vedere. Faremo vedere la prossima settimana, quindi ringrazio per l'ascolto tutti coloro i quali ci hanno sopportato fino adesso, vi diamo appuntamento domenica prossima, non mancate martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16 con i gioielli, per adesso ringrazio Mario che è rimasto in regia, ringrazio Giacomo e soprattutto ringrazio Orietta che è già andata via naturalmente e a voi tutti una buona serata, arrivederci a domenica prossima!